Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui col terzo episodio di questa serie, che non è proprio il terzo, ma vabbè. Allora, oggi siamo qui per provare vari snack che abbiamo preso sul sito di Cibo Zan. Ma per chi non si fosse perso gli ultimi video, ho già spiegato tutto, quindi io direi di procedere, Sì. altrimenti poi viene super lungo lungo. Ok. Ok, salato? Sì. Ed iniziare come tutti gli altri video, quindi da quello. Da questo. Ragazzi, dobbiamo iniziare da loro. Combos Pizzeria. Quindi è gusto pizza, perché è Combos Pizzeria. Ovviamente sono dei freezer con all'interno la cremina, bla bla bla. Questo è un po' Io sono sempre impedita con questa maglia, quindi sorry. Però, Si sente molto di più il pregiare. esatto, io non sento la crema all'interno. Cioè, ti dà quella sensazione che mentre stai per sentire la crema, non la senti più. Dà la sensazione di formaggio più che No, io sento solo la struttura fuori, il prezzemolo. altro. Pulito. Eppure devo trovare quelli là per mangiare, però lo dico, lo dirò ogni volta in cui mangerò i combos, cioè. Vabbè, 6 e mezzo, ma la cosa vuoi. Dobbiamo Sei. sempre iniziare un video con una cosa scema. Io prenderei Vai. Snack questo. abbastanza piccolino, però devo dire la verità, mi ispira tantissimo. Nestlé Snack Black and Penso sia latte e cacao. White. No. Dice, questo qui da noi è latino wafer, però. Ma Nascosto. forse questo è tipo tedesco. Ovviamente perché ci può dare cibi di tutte le nazioni. Che carino. Non sento molto l'odore. Proviamo. Però che bellino. Me l'aspettavo più croccante. E sinceramente. Ok, lo mettiamo. Non lo so, io vedo un po' Il sciupito. sapore della Allora, ovviamente non si sente quel sapore calcato di. croccante di Brava! cacao. Infatti. Il sapore pure non mi è. Un po' di sfumato, no? Sfumato, un po' No. di. Easy. Lager tutta la vita. Mi dispiace, mi stai. Sorry, Nestlé. Non sento, sento il latte, ecco, forse sente più la crema all'interno che il gusto marcato di No, io cacao. penso che invece Che si chiama? Il diverso. biscotto camuffa tutto. Perché non ha sapore il suo biscotto. O forse mi aspettavo un cacao più forte, amaro, forse, quindi va bene, non mi bere. Il mio voto è 5. 4. Penso sia anelli di cipolla. Da tedesco? Fanny Frisk. Panni freschi, che si sembra l'amico fresco. Zilbring. Comunque ragazzi, no, penso che siano anelli di cipolla. Forse è coriandolo. Prezzemolo. Apprezzevolo. Ti ricordi gli anelli di cipolla? Quelli là in Quelli rosa. gialli. Com'è? Io mi aspettavo. Raga, fortissimo. Ovviamente sa proprio di cipolla bianca. No, troppo forte. Mamma mia, capito? Vediamo come ci vedo già. Pronta? Hanno preso proprio alla lettera la cosa. Oddio, più questi L'odore. sente l'odore che il sapore. Che il sapore non si sente più il mais. Bro. Però si vede Però si benissimo. sente un po'. Forse perché stanno tutte insieme, quindi dà ancora più sapore. Però alla fine pensavo peggio, ma poi ci siamo rovinate tutto. No, No. mangiabili.
molto delicate. Non pare, perché raga, l'odore... No, no, è l'odore che è forte. Però voi altri sono più buoni, non ricordo il marchio, però... È la confezione gialla era. Sempre cibo zanno, mi sembra, no? No. Beh, raga, comunque se non vi siete persi quei video... American... Sono molto sfiziosi e a mio avviso sono molto buoni. Mi aspettavo di peggio, alla fine ti lascia il retrogusto di mais, principalmente. Sì, si sente che c'è la cipolla all'interno, ovviamente. No, però sono buoni. Sono più forti quelle là della Pringles. Quelle sono proprio forti. Il mio voto, io un bel 8 glielo do. 7 e mezzo. Ma poi ragazzi ce ne sono tantissime dentro e secondo me a Sento l'abbiamo pagata a 2 euro in offerta. No, non mi ricordo. Quindi raga... Sì, ok, versa un po' di acqua. Allora, prossimo una bomba esagerata. L'altra volta ci piacque un sacco, quindi abbiamo un'altra bimba. Rittel Sport con un Sperflux tedesca. Allora, cornflakes, cioccolato al latte con cornflakes. Ho rotto tutto veramente. Le basi. Vediamo. Bello. Bello, questa è bella grande. Ragazzi, guardate. C'è umidità? Ovvio. Vai. Pronto? Vediamo se la porta a casa al 10. Però devo essere critica. Avrei preferito che fosse più cioccolato al latte. È un misto secondo me. Perciò cacao. Perciò. Perché non è. Non si sente proprio di quel cioccolato al latte. Io sento un pizzico di fondente, di amaro. Mi aspettavo di meglio. Cocco. Quell'altro era molto più buono. No, ma perché? Più o meno cavolo hanno aggiunto. Non ti senti tipo cioccolato al latte? Sì. Infatti è più scura. Però è buona. Però è buona, eh? Non è la mia preferita? No. Neanche la mia. Quindi penso che un 6 se lo merita. No, pure 7. Pure 7 va bene. Ottimo, io avrei fatto tipo. Ci sta cioccolato così. Però uno strato di cioccolato al latte, cioè di qualcosa di morbido, latte dentro, bravo. Di... Sì. Ok, beviamo e vado a prendere subito la bevanda e ritorno da voi. Allora, eccoci qua con la bevanda, cioè in questo video non poteva mancare. Bellissimo, ovviamente. Arizona Green Tea, pomegrano, stavo dicendo, melograno, raga. Bellissima, l'altra volta 3 ore ci siamo sentiti tipo male perché pensavamo di averla rotta, invece no. Sessione magica. Vediamo un po'. Buono. Si sente il melograno. Delicato. Allora, adesso che posso fare la recensione, sapete, mi piace sempre confrontare. Poi dimmi pure tu. Per il mio gusto personale, tra questa melograno e quella che abbiamo provato l'altra volta, io preferisco l'altra. Sì, perché la trovo più particolare, più... Si sente un po' quel retrogusto anche di miele. No. Vabbè, quello è un tè. Esatto. Questo pure invece è un fuso però... di... Però è particolare adesso. Sì, sì, sì. Non è stucchevole, pesante, no, delicato come gusto. Deve essere buono, è buono, però... Pure a me piaceva di più l'altra. Di più l'altra. Come gusto personale l'altra aveva quella marcia in più, ecco. Sì. Allora, vai, io direi di andare col dolce e poi il salato. Il voto, lo votiamo? Ah, sì, il voto. 8. 8. 9 pure se lo merita. Ma poi, raga, le bottiglie, dobbiamo parlare? No, bellissima. Bella veramente. Ok, io direi di andare con il dolce, poi ritorniamo al salato.
io ho un po' paura perché queste cose esteticamente sono sempre wow e poi... A me queste cose ad esempio non attirano mai. Sì. Hostess, che sarebbe il marchio dei... Worthen Cupcake. Ma, ma questo lo prendete, volete far saltare la bandierina o uno? Bandierina. Raga, che cara sta... Vai raga, qua dobbiamo mordere. Che c'è lì? Un forno e fuori. Cito mamma. Lo sai che cos'è? Vai, poi te lo dico. Lo direi più a me. No, sa di menta. Menta. Sì, cosa strana, no? Solo, allora, solo se lo guardi dici ok, kill. È lo stesso. È lo stesso coso giallo, solo che è fatto in versione allungata. Qui dentro che ci sta? Il marshmallow? Sì. Però è buono. No, molto più buono di quell'altro. Detto da me, non gli davo un euro, come si suol dire. No, no. Posso dire che è più buono di... Non di so, quei, i Twinkies, come si chiamano? No, i Twinkies. I Twinkies, non mi ricordo. Cioè, raga, sono molto più buoni. Wow. Sì, pure io ero proprio sconcertata. La crema all'interno si sente. Sopra non è quella cosa brutta, scadente, assolutamente no. Morbidissimo. Wow. No, no, pure io, scioccata. Beh. Vabbè. Poi la presentazione 9. Sì, 9. Cioè, secondo no, me 8. 9 è troppo. 9, io no. Cioè, secondo me 8. Esatto. È l'idea che ho avuto pure con una candelina sopra da farci, cioè, secondo me è una cosa sì. Sfiziosa. Sì. Scioccata comunque. Vabbè. Infatti, vediamo un po'. Vediamo che... bene. No, questo video tutto sommato è andato bene, tutto bene. All'inizio sempre un po' così, però. Fritos. Ma possono pianissime. Mais. Sì. Sempre mais, honey, BBQ. Honey, BBQ. Honey, BBQ. Usano molto il miele. Ti ricordi quei pretzel con il miele? L'abbiamo visto in qualche video? Ma dolce? No, era quei pretzel tutti tagliati là. Ah, ti ricordi? Non arrivarono rotti. Ah, non mi ricordo se erano rotti. L'odore, no, senti l'odore? Ma pure ci stanno i cosi primi di sopra? No. Ok. Ma tu dici, secondo me, ma come sono belli! I fusilli. I fusilli, i ricciolini di Gesù. Vai. Mais si sente... Posso noi... dire, sono molto meglio delle virtuali. La croccantezza simil pasta. Oddio, sono molto simili. Però questo miele barbecue si sente. Sente per lui. La croccantezza. Ne va bene. Cioè il prodotto migliore di questo video per il salato è lui e per il dolce la polenta. Aveva detto. Ma devo dire. Ma no, perché si sente il mais, si sente il, la salsa barbecue. Il prossimo ordine faccio scopo. Nuova indipendenza. Oddio. È migliore. Però il miele non si sente. Il barbecue. Un po' la pallolina è buona. È fatta bene. Ah, per me non ha voto. Dieci. Cioè per me sono mezzo mille. Ultimo. Oddio la vita. Meno male che non ce ne restavano due o tre dentro. Ed era pieno. Buonissimo, veramente. No, raga. Mi ha assaggiato una cosa più buona. Cioè. Ma pure la forma. Cioè, proprio bello. Beh, voto mille, ovviamente. Io ho le mani tutte dieci, arancioni. E niente, soddisfatta. È andato. No, sì, io soddisfatta. Ma sempre a fine video ci riprendiamo sempre. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Noi ci siamo divertite
tantissimo. Sì. E nulla, ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao.